exception. The Princess Quartet è l'ensemble che amo di più, sia per tipo di formazione, perché raccoglie proprio lo spirito del jazz antico. Infatti abbiamo il pianoforte, che era lo strumento principale di accompagnamento delle cantanti del blues negli anni 20. Abbiamo il trombone e il clarinetto, che sono proprio l'anima di New Orleans. The Princess perché era d'uso nell'antichità del jazz usare dei suffissi nobiliari e familiari per ricreare una sorta di società che era stata strappata a causa di questa transumanza forzosa e violenta che aveva tolto alle persone che venivano dall'Africa la loro appartenenza etnica e sociale. E loro hanno ricreato questa società e io ne faccio parte e sono stata insignita del passaporto diplomatico di principessa del jazz. Happiness comes double after a little pain. If you want the rainbow, then you must have the rain. Nel jazz si utilizza la lingua inglese, ma io amo, appunto perché amo sperimentare, cimentarmi anche con altre lingue. Quindi, per esempio, la musicalità che entra a contatto con il suono della voce cambia la struttura linguistica della superficie del suono a seconda della lingua in cui tu canti. Se io canto in inglese, canto un brano di Ellington. When I wake, I think I do. This evening he won't come. And now it is too late. Oppure canto in arabo, è diversissimo. Half Leila wa Leila, half Leila wa Leila. Oppure se canto in finlandese. Haluan paikan jota he ole, jossa rukuksini vastaten. È un pochino diverso, no? Io parlo solo in italiano e in inglese e capisco il francese, però quando canto so quello che dico in tutte le lingue in cui canto e canto in 12 lingue o più. Black bottom, a new rhythm with high yellow suede. They go to jump right in, they give them all they got. And it's hot, old fellows with love, they go with high yellow suede. They go there, wrapped in. Ripercorrere tutte queste lontanissime epoche del jazz, ormai lontanissime, sono quasi più di 100 anni, con uno sguardo contemporaneo significa dolorosamente staccarsi dall'idea filologica, che invece è una delle principali modalità in cui questi generi vengono affrontati, e fare proprio un linguaggio senza imitare le cantanti del passato, ma cantando quello che loro ci proponevano nella radio con il nostro suono. E per un musicista jazz la cosa più importante è trovare il suo suono personale. I wake or think I do. This evening he won't come. And now it is too late. What for? I'm waiting for God until the fall of night. Its angel doesn't change. Quando dicono che io sono un artista a 360 gradi, mi fanno uno straordinario complimento che io spero di meritare di tutto cuore. Certamente io ho fatto un percorso lungo. Sono partita come pittrice, disegnatrice, questo gatto l'ho disegnato io. Poi mi sono spostata verso la musica perché è l'arte che mi lascia più libertà. Oltre agli incontri straordinari nel mondo del jazz, ho fatto delle esperienze limitrofi che non c'entravano niente, tipo il Club Tenco di Sanremo, dove ho imparato ad apprezzare le mie origini italiane e ho potuto quindi fare omaggio a Luigi Tenco, a Francesco Guccini, e a Sergio Endrigo. E è stata un'esperienza bellissima. Giulio Scaramella al pianoforte, Francesco Berzatti al clarinetto, Mauro Tolini al trombone, Giovanni Falzone alla tromba. Something more, I miss the one I came for.